I farisei si vantano di essere giusti e fanno pubblico sfoggio della fede, ma nel loro cuore coltivano pensieri iniqui e senza farsi vedere compiono azioni malvagie. Gesù sferza l'ipocrisia e condanna la doppia vita. Ci sono situazioni in cui anche le nostre scelte sono state dettate dalla convenienza, altre in cui abbiamo rifiutato di assumerci le nostre responsabilità o abbiamo rinunciato al bene. E poi vi sono circostanze in cui abbiamo permesso al male non solo di entrare nel cuore, ma anche di mettervi radici. Facciamoci aiutare da un buon esame di coscienza per individuare quegli eventi in cui abbiamo vissuto delle doppiezze senza saper dare una testimonianza di fede più coraggiosa.